Ecco, in questa stupenda mattinata, guardate davanti a noi il bello di Venezia, San Giorgio, la punta della Dogana, il Canal Grande e poi ancora a destra San Marco, il Palazzo Ducale, dietro sulla sinistra la Giudecca. Adesso gireremo, perché non si può andare, perché il Canal Grande è chiuso al kayak, quindi adesso giriamo qui a destra questo ponte e andiamo a esplorare per quanto possibile le calle interne di Venezia. Entriamo sotto il ponte e entriamo in un dedalo di canali che non conosciamo. Andiamo un po' a caso in questa Venezia intricata. Per fortuna c'è tanta acqua e non ci sono quei fenomeni che ogni tanto avvengono d'estate in cui si prosciuga tutto e si naviga bene oggi. Impressiona, noi veniamo dal Canal Grande col traffico, le onde, i vaporetti, le barche commerciali. Appena entri c'è subito silenzio, una Venezia che dorme. Tra l'altro, in questo gironzolare, davvero in libertà, per le calli minori di Venezia col kayak, uno ha tempo di capire i problemi di Venezia, l'abbandono dei piani bassi. Guardate come il mare, l'acqua rovina le porte, gli infissi, interi palazzi bellissimi, abbandonati. È una banalità dirlo così, ma noi lo stiamo vedendo e lo si vede proprio dall'acqua, queste calli minori. Si vede proprio le difficoltà di vivere. Guardate, abbiamo visto decine di porte come queste. Sommato è strabiliante come la Venezia, proprio anche la Venezia urbana, non sia conosciuta col kayak. Non c'è nessuno. E noi sappiamo che i veneziani che lavorano sull'acqua detestano i kayak, quelli dei vaporetti, i taxisti, però è una cosa incredibile, cioè è un paesaggio unico al mondo, proprio fatto col kayak. Ci affacciamo al Canal Grande e subito sulla sinistra Ponte di Rialto. È vietato navigarci col kayak, quindi semplicemente un affaccio e per pura fortuna Rialto alla nostra sinistra. E comunque anche qui in Canal Grande, un sabato mattina alle 8:30 di bel tempo, conferma di quanto ci dicevano ieri, cioè una città ancora semivuota, pochissime persone, in tempi normali qui sarebbe un viavai continuo di barche, di traffico, e invece è ancora molto molto vuota Venezia. Eccoci, per Calli siamo arrivati al quartiere del vecchio ghetto ebraico. Vediamo uno dei ponti, uno dei tanti ponti che in antichità veniva sbarrato la sera e gli ebrei rimanevano chiusi dentro. Vediamo anche, questa si nota bene arrivando proprio dall'acqua, quanto qui le case siano più alte della media a Venezia, che sono sempre 2 o 3 piani al massimo, invece qui sono alte 4, 5, 6 piani, proprio perché nel ghetto era sovrappopolato, non starci più persone in una zona ristretta. Tra l'altro, visto dall'acqua, si vede anche quanto è piccolo il ghetto, era proprio un'isoletta tra le isole di Venezia. Perché Vogare, che cosa l'ha spinta a farlo? Amo Venezia da sempre, ho studiato qui, però è un atto meditativo, cioè riesci proprio a spegnere il cervello nel fare questo movimento, insomma, questa attività. Le donne sono sempre state delle gran amanti della voga alla veneta, purtroppo non è stato mai valorizzato questo aspetto. C'è addirittura una barca che si chiama Mascaretta che è nata proprio per le donne. E poi devo dire che in questo periodo post-emergenza c'è sicuramente tanta voglia di riscoprire la città nella sua calma e nella sua tranquillità.
il divertimento di girare per i canali, canalini, canaletti di Venezia è lasciato anche all'estero. Noi suggeriamo di partire molto presto alla mattina, perché poi verso le 8, le 9 si popolano, è più difficile, si intralcia il traffico.